Oggi ci sta un ospite che mi sta rompendo le scatole da un po', per cui devo segarlo. Quindi scusate un attimo, non lo colpisco alle gambe e appena arriva lo trambavo in la testa. Ecco fatto, mi sono rotto dalle scatole questo rompicoglioni. Allora ragazzi, io ho continuato a scavare dallo scorso episodio e vi assicuro che quello che ho trovato è qualcosa di veramente piacevole. A parte il fatto che sono dovuto scendere molto in profondità e sto in una posizione un po' critica. Questa è una delle cavità che ho esplorato. Ma appena uscirò vi farò vedere quello che ho trovato, perché è qualcosa da non credere. Forse ho trovato il mio punto di scavo preferito. Mi chiederete perché sto raccogliendo tutta questa terra. Primo perché voglio prendermi questo granito che ho intenzione di usare per la casa, anzi per il castello. E inoltre perché di solito ho notato che sotto l'andesite, la diorite e il granito spesso si nascondono metalli come oro e ferro. Ma evidentemente non è questo il caso. Ok, adesso vi faccio vedere dove mi trovo. Vedete? Un canyon sotterraneo. Là ci sta una cascata e ancora non ho deciso di tapparla perché impedisce a questi zombie di venire a ravanare i coglioni qui. E trovo il lapislazzuli, che ora come ora, scusate un attimo, che ora come ora mi possono essere utili relativamente bene o no. Qua è meglio chiudere per evitare l'arrivo di ospiti, e così l'acqua finisce. Ok, adesso penso che dovrò usare il piccone di ferro, perché non credo che quello di pietra mi permetta di avere lapislazzuli. Questi sarebbero ottimi da usare sul tavolo degli incantesimi, se avessi un libro dei diamanti e dell'ossidiana. Ma per avere l'ossidiana ho bisogno di almeno 4 diamanti, uno per il piccone e due. No, 3 per il piccone e 2 per. Allora 5 me ne servono. Per il tavolo degli incantesimi, che sarebbe di scarsa potenza, visto che bisogna metterci il libro di interno. Scusate un attimo, ma qui la zona è un po' critica, quindi devo metterla in sicurezza per passare. Visto che ci sta anche l'acqua, qua non vorrei finirci per sbaglio dentro e cadere. Allora, mi sto guardando bene in giro perché non vorrei che avere ospiti dietro al culo. Normalmente non sarei così paranoico, ma sono in estremo. La paranoia è d'obbligo, almeno in questa fase di gioco. Basterebbe un piede messo male, un'anomalia del terreno, qualche arciere scheletroide che mi spara dalla distanza e finirei male. Potrei cadere di sotto. Della caduta non mi preoccupo, mi preoccupo di quello che ci sta sotto. Perché di certo non ci saranno ospiti graditi. Ecco. Già sento che ci sono scheletri, speriamo che non stanno di fondo, se no mi chiudo.
un momento, la fissa della luce. No, ci sono... Ah, la pietra rossa, l'ho trovata finalmente. E qua ci sta del ferro. Bene, bene, bene. La ricerca è stata molto... Ah, ci sta molto ferro. Bene, bene, benissimo. C'è la probabilità molto elevata che riesco a fare perlomeno 64 blocchi di ferro. Almeno è l'obiettivo che mi sono prefissato. Appena faccio 64 blocchi di ferro, vedo di sloggiare, ma per il momento... Oh, bene, ci sono ragni, scheletri, ci mancano solo i creeper, ma per fortuna, anzi per sfortuna loro, non fanno casino. Non vedo un cazzo. Tutto, tanto torce ne ho a strapottere, tutto il carbone che ho trovato, mi faccio un sacco di torce. Meglio illuminare tutto, non vorrei che qualche coglione mi spunasse dietro al culo, proprio in una posizione che non è del tutto gradita. Dico. Guarda dove sta il rosso, uno zombie. Beh, per il momento non mi può raggiungere e mi auguro che non mi raggiunga mai. Io sto continuando ad allargarmi e aprirmi un bel percorso. Probabilmente per scendere, ecco, lo sapevo, ci sta una cascata. Dicevo, probabilmente per scendere ci sono due alternative. Prima possibilità. Mi costruisco una scala all'interno di una parete rocciosa. Seconda possibilità. Raccolgo della sabbia, la lascio cadere e mi ci faccio una bella pila. Dopodiché ci salgo sopra e me la scavo piano piano fino a scendere. Una volta arrivato in basso, fatto un po' di luce, mi ricostruisco la pila ma stavolta di pietra e ci attacco una bella scalinata, così potrò scendere più agevolmente in futuro. Perché non credo che basterà un solo viaggio per poter esplorare a fondo questa caverna, che da quello che vedo offre piacevoli sorprese. Adesso vorrei arrivare dall'altra parte, vediamo un poco di trovare il punto più maneggevole per raggiungere. Vediamo un po', forse qui riesco ad avvicinarmi. Devo mettere un paio di blocchi in più, giusto per sporgermi il tanto che basta per avvicinarmi. Ci arrivo, sì, il ponte sullo stretto di Messina è finalmente una realtà. E adesso illuminiamo bene questa zona. Perché qui sicuramente ci saranno rompicoglioni. Bene. Sorpresa, carbone. Questa parte l'ho tagliata perché c'era del carbone, del ferro e allora mi sono deciso ad accogliere tutto velocemente. Sarebbe stato uno stilicidio farvi vedere tutto il carbone che ho raccolto e il ferro che ho raccolto. Non ci sono state cose importanti, nessuno zombie o scheletro o creeper o altro rompicoglioni è venuto a rompere il cazzo, per cui la raccolta l'ho solamente tagliata. Tanto più che di ferro qua ne ho trovato veramente a fasi piene. Ok. Ora, uscendo da questo punto, penso che mi farò questi altri due piccoli blocchi di ferro. E
Dopodiché credo proprio che il gameplay lo taglio qui, perché già è durato più dei classici 9 minuti con cui lo faccio. Per cui, dopo che prendo queste due belle pallette di ferro, cercando possibilmente di non cadere di sotto, cosa molto facile, ecco, preso, allora vi saluto. Alla prossima, ragazzi.